In sintesi, ci si trova davanti individui che all'inizio di una relazione, come pure quando la relazione rimane un contatto sociale che non diventa intimo, si prodigano in attenzioni e gentilezze. Raccontano di sé con grande enfasi sulle proprie capacità e possibilità e diventano facilmente figure di riferimento. A quel punto sapranno sempre dare i giusti consigli, incitando con passione a fare come loro suggeriscono. Se la persona è particolarmente passiva, potranno anche arrivare a decidere loro senza nemmeno consultarsi con l'interessato. Finché rimane superficiale la relazione, questo individuo apparirà molto disponibile, capace, intraprendente e di successo. Ma la relazione, anche se superficiale, può iniziare a incrinarsi se l'intraprendenza nei confronti degli altri su come e cosa devono pensare e fare diventa troppo invadente. Se poi la relazione è diventata più intima, allora si inizia a vedere e a subire sempre più pesantemente il vero carattere di questi personaggi. Megalomani a dismisura, hanno un tale ego gonfiato da aver bisogno di costante ammirazione e applausi. Per questo la loro carta vincente è la continua menzogna, su tutto e su tutti, pur di apparire nello splendore che vogliono mostrare. Loro non sbagliano mai. E se c'è un errore, sono stati gli altri a commetterlo. Sono giudici implacabili degli altri che condannano senza alcuna esitazione. Loro invece sono sopra a tutto e sopra a tutti. Se non riescono a imporsi, diventano manipolatori, capaci di raccontarsi vittime delle più cruenti situazioni o di spacciarsi per malati. Non è raro che raccontino di avere malattie tremende come cancro o leucemia, che ovviamente loro superano con grande forza d'animo e coraggio. Sono dei veri e propri vampiri. Accanto a loro non c'è vita, ma solo annichilimento e distruzione. Degli altri, ovviamente, mentre loro si gonfiano sempre di più dei successi che si sono conquistati con le menzogne e a discapito dei malcapitati ingenuamente finiti nei loro artigli. Sono da abbandonare il più presto possibile e chiuderli fuori dalla propria vita.